iniziamo questo momento, questo primo momento di riflessione in preparazione alla Pasqua, curato dal dottore Di Pira, perché ecco, non vogliamo trascurare questa tradizione che avevamo negli anni portato avanti, ma perché avvertiamo soprattutto il bisogno di fare pausa e di respirare per riflettere un po' sulla nostra vita, su quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, e soprattutto sulla speranza che ci è data dal fatto che questo Cristo morto e risorto e ha aperto il cuore alla speranza. Ed è un nuovo inizio. La Pasqua non è mai definitiva. Quella di Cristo ci induce a fare le nostre Pasque continue e quindi ci mette in situazione di ripartenze continue. Spero che lo sia a livello personale, lo sia a livello di istituto collettivo delle nostre famiglie, e questa piccola goccia di riflessione in questo momento giovi a tutti noi per fare meglio la Pasqua di quest'anno. Buon ascolto e grazie a Michele per questo servizio. Anche se spesso è scomodante ricevere un invito e poi alla fine è prezioso il tempo che devi trovarti per poterlo poi dedicare a questo. Il benvenuto anche a tutti voi che siete qui e chi ci segue, spero che si riescano dalla cittadella e dal villaggio. E penso che sia veramente difficile alla fine di una giornata dedicare del tempo all'ascolto, per cui capisco che la responsabilità è di prendere un'ora di questo tempo, ma se siamo stanchi possiamo fare anche meno, perché non è che è un contratto, quindi ci possiamo organizzare in base anche alle palpebre che si vedono più o meno calanti, giusto? Per cui penso che sia poi fondamentale anche tenere conto di questo aspetto, no? Una cosa che colpisce del Vangelo è che quando vedeva stanchi quelli che erano con lui, li chiamava in disparte a stare con lui. Quando siamo chiamati noi ad ascoltare, parlo per esperienza anche spesso personale, inevitabilmente ti viene dentro quasi una sorta di magone pensando: ma sarà gioiosa la cosa o sarà faticosa e sarà noiosa? È qualcosa che ci portiamo dentro inevitabilmente, perché probabilmente anche esperienze vissute che ci hanno spesso anche abituato ad avere anche dentro di noi questo tipo di atteggiamento. Per cui mi rendo conto che c'è questa responsabilità, spero di alleviare questa fatica, perché siamo tutti stanchi alla fine di una giornata, per molti di voi probabilmente continuerà, e quindi penso che sia determinante poter vivere questo momento come un momento di ristoro, visto che questo è il momento in cui si parla tanto di ristoro. Diceva Silvio, in preparazione alla Quaresima. In realtà è proprio il prepararsi alla Quaresima che ci permette di comprendere fino in fondo che la Quaresima è parte della Pasqua, perché tutto quello che noi viviamo durante questo itinerario è quello che esplode poi in maniera completa e intera durante quella notte che è appunto la veglia della notte di Pasqua. Ma è chiaro che se noi durante la Quaresima non abbiamo avuto il tempo di focalizzare questi passaggi, che molte volte proprio la parola a regalarci portano proprio a quella giornata, quella veglia diventa una veglia troppo lunga per i nostri gusti e diventa anche pesante. Pur avendo lì un concentrato di tutto quello che poi è la vita di fede che chi vive da cristiano in qualche modo sente. Per cui il titolo che ho voluto dare a questo itinerario è proprio Ritorno alla gioia, alla luce di quello che vi dicevo, no? L'ascolto, se non è una fonte di gioia, se, come dicevano i discepoli Emmaus, quando noi ascoltiamo la parola il cuore non arde, certamente questo non è colpa della parola. Non è colpa del Vangelo, questo non perché il Vangelo abbia bisogno di essere difeso, perché ancora c'è chi pensa che debba difendere Dio, Dio non ha bisogno di essere difeso, no? Ha bisogno di essere conosciuto, è una cosa diversa, e la parola ci viene data esattamente per questo. E il Vangelo è detta buona notizia proprio perché le buone notizie normalmente ci danno gioia, di fronte a tante brutte notizie, quando ne arriva una buona è inevitabile che noi sentiamo dentro una certa gioia. L'immagine che ho scelto è quella di un arco, e avremo modo di vederlo man mano che andiamo avanti, no? Perché alla fine quest'arco ha nel simbolismo una grossissima aderenza a quelle che sono anche diverse fasi, diversi aspetti che noi vedremo. E la beatitudine in fondo è da intendere esattamente come un cammino. In fondo la felicità è quello di comprendere che sei felice nella misura in cui ti muovi, nella misura in cui comprendi che la tua vita non è fatta per restare statica, ma è fatta per metterti in movimento, per riuscire a comprendere che così come tutto nella nostra biologia parla del tempo che passa, basta guardarsi allo specchio e guardare le foto di qualche anno fa per capire che il tempo passa inesorabilmente, no? Basta guardare anche quello che capita ai nostri corpi, alle nostre condizioni per capire che il tempo passa. Basta guardare i figli che crescono, capisci che il tempo passa,
per comprendere che questo tempo passa anche per quella che è la nostra dimensione interiore. Ma se non ho tempo da dedicare a quella dimensione, capite che rischia di restare un piccolo infante in questa dimensione che non è più capace di sorreggere quello che è il passare degli anni. Ecco perché questi tempi forti ci vengono regalati per dire che tutto il tempo si può vivere in questa maniera, ma che ci sono dei momenti in cui questo esercizio diventa più intenso proprio per ricordarci che il tempo è un dono prezioso per vivere anche questa ricerca e questo cammino interiore. E questo cammino normalmente è fatto immersi in quello che è il contesto della vita che noi viviamo tutti i giorni. E ogni giorno noi abbiamo un'alba, abbiamo un meridio, cioè il sole che arriva a mezzogiorno, e poi abbiamo il tramonto. Ma ci sono due fasi della giornata alle quali spesso non badiamo, ed è una che precede il tramonto del sole, che è il crepuscolo. Poi arriva la notte, ma ce n'è un'altra straordinaria, che è quella che precede l'aurora. L'aurora, per intenderci, cambia a seconda del posto dove sei, per cui se sei in una zona montana o collinare come la nostra, l'aurora è il primo raggio di luce che intravedi come disco solare sopra l'orizzonte, quindi quando fa capolino dalla montagna. Se sei al mare è chiaro che basta guardare e ti trovi orientato ad est, vedi il sole che sorge e quindi quello comprendi che è il momento dell'aurora. Perché l'alba e l'aurora sono così importanti? Perché soprattutto per i padri della Chiesa rappresentavano due momenti determinanti per quella che era la vita della Chiesa, ma anche la vita cristiana. In qualche modo loro comprendevano fino in fondo che così come nell'alba le tenebre e la luce si sommano, anche in quella che è la vita della Chiesa, ecco, anche per loro era molto chiaro già questo, tenebre e ombre e luci sono in qualche modo mescolate. Ma quello che dà speranza è che l'alba inevitabilmente procede costantemente verso questa aurora, che è quel sole che sorge, che chi recita la liturgia delle ore recita sempre come quel sole che ci viene a visitare dall'alto. È strano, noi iniziamo la giornata con un sole che visita dall'alto per parlare di un Dio che ti guarda dal basso, sempre e comunque. Per cui la cosa che diventa importante alla fine è che non si può toccare l'alba, come ha scritto qualcuno, se non si sono percorsi i sentieri della notte. E quando tu cammini incontro all'alba, nel senso letterale del termine, perché cammini tutta la notte verso l'alba, ti accorgi che le ore più difficili da gestire sono quelle che vanno tra le 3 e le 4 del mattino, le 5 del mattino. Perché il momento in cui vorresti vedere il sole sorgere, perché hai bisogno della luce, perché la stanchezza si fa sentire di più, e il sole non arriva, se non quando è giusto che arrivi. Ecco, quello è il momento più difficile, che normalmente i padri facevano corrispondere, nell'altra fase della giornata, a quello che era il crepuscolo. No? Il crepuscolo cos'è? È la perdita di efficienza del nostro corpo, un po' come la luce che piano piano si spegne per andare verso la notte, anche il nostro corpo, dopo aver vissuto la potenza del mezzogiorno, lentamente declina, ecco, verso questa perdita. Perché capite che c'è una catechesi quotidiana che è quello che ci regala quello che appunto astronomicamente vediamo attorno a noi. E difatti anche l'anno liturgico è strettamente legato a questi momenti, a questi passaggi, ai solstizi, per esempio, agli equinozi. Cioè, nella sapienza di quella che è stata appunto la vita anche della Chiesa, questi elementi sono stati ben vissuti e valorizzati, proprio per comprendere che noi siamo parte del tutto, non siamo una parte come creature fuori da quello che è il creato, no? Ma siamo parte integrante di questo creato. E quindi questo ci fa comprendere che tutto quello che noi abbiamo, che ci viene dato per un motivo molto chiaro, che Giovanni indica al capitolo 15, versetto 11. Questo ve l'ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E qui dovremmo finalmente incontrare un Dio che non è nemico della felicità e della gioia, come spesso l'abbiamo dipinto. Dio non è che ce l'abbia con chi è contento, anzi, è esattamente il contrario. Noi molte volte ci siamo spesso, ecco, arrogati il diritto di pensare che per essere seguaci di Dio deve avere un volto triste, maciato, no? Ecco, questo è quello che ci è stato spesso regalato, no? Ecco, in realtà Dio è stato considerato un beone e un buon tempone quando era su questa terra, proprio perché non disdegnava neanche lui, ecco, la compagnia o lo stare insieme. Questo ci fa comprendere che molte volte anche l'interiorità è vista sotto questo punto di vista, non come un momento che ti ricarica, che ti dà gioia, ma come un momento che inevitabilmente ti ferisce di stare male. E qui la simbologia dell'arco ci deve aiutare un po' a comprendere questi passaggi.
L'arco è chiaramente l'arma che è stata usata, no? Normalmente l'arco è un'arma che è venuta a scoprirsi soprattutto per offendere l'altro, e poi è stata usata anche per la caccia, ma i primi che hanno usato l'arco, sembrerebbe soprattutto nelle zone del nord Europa, hanno usato l'albero di tasso, che a quanto pare è un albero estremamente versatile per poter fare appunto gli archi, tra l'altro è un albero che ha anche una capacità di avvelenamento, nel senso che tingere appunto le frecce con il tasso rendeva anche queste frecce velenose. E pensate, noi siamo qui nella nostra zona di Capizia, abbiamo la tassita più bassa d'Europa, cioè i tassi più bassi in tutta Europa ce li abbiamo proprio qui nel bosco che abbiamo qui a Capizia. E in effetti, se tu vai in questa tassita ti accorgi che è proprio un bosco estremamente incantevole, particolare, sembra di entrare in un posto fatato per tanti versi, no? Però il tasso veniva in qualche modo curato e custodito soprattutto perché ti permetteva di usare l'arco come arma da guerra. È strano però che nella mitologia quest'arco diventava anche, per esempio in Cupido se vi ricordate, l'elemento che diventava anche, ti feriva con l'amore. Per cui capite che guerra e amore in qualche modo cominciavano già, ecco, nell'antichità, ecco, a contendersi il terreno. E anche nella Bibbia questo discorso inevitabilmente risente di tutto quello che è la cultura, perché ecco, capite che chi poi scriveva anche i testi sacri era immerso in una cultura che spesso era una cultura pagana e politeista, no? E pensate che in una cultura pagana e politeista l'arco indicava il ventre di una donna incinta, per cui se il figlio era concepito sotto l'arcobaleno, che era l'arco per eccellenza, questo era sicuramente il segnale di una predilezione del divino. E guarda caso, qua alla fine nella Bibbia la predilezione del divino si trasforma in alleanza proprio grazie a quello che è l'arco, che se vi ricordate diventa il simbolo e il segno dell'alleanza dopo il diluvio. Anche lì l'arco, che in qualche modo da arma da guerra, diventa l'elemento che indica la pace. Tant'è vero che noi l'arcobaleno poi oggi lo utilizziamo proprio come bandiera della pace. Allora capite che un simbolo in qualche modo può avere diversi aspetti, può vivere anche diverse vite. Ma quello che diventa importante è renderci conto che quando è fondamentale lo ritrovi in tutte le strutture che per lunghissimi secoli sono state usate. Perché l'arco è il segnale di una forza debole. Perché è fatto da due semiarchi che se tu li consideri da soli non hanno capacità di resistere. Ma se metti al centro quello che voi vedete, la pietra centrale che viene detta chiave, i due semiarchi diventano una struttura che diventa arco ed è capace di reggere strutture imponenti. Pensate che sembra che siano stati gli Etruschi ad inventare questa struttura architettonica importantissima e preziosissima in tutta l'antichità, perché quello che poi ha permesso ai Romani, che l'hanno chiaramente ulteriormente modificato e ampliato, di diventare quello che sono diventati. Strade e archi sono stati quelli che hanno permesso all'impero romano di potersi espandere. Pensate solo agli acquedotti che loro hanno costruito e che sono ancora in piedi. Ma pensate anche a quella che è la cultura araba con l'arco a sesto acuto, ma pensate a quello che è la tradizione cristiana con tutti gli archi che noi troviamo nelle nostre chiese. E quindi l'arco, da elemento che è preso in maniera separata, diventa debole, se metti al centro una chiave che porta unità, diventa forte. E anche lì l'architettura, vedete, anche delle nostre chiese, ci può regalare una importantissima testimonianza di un fatto. Finché tu vuoi vivere separato dall'altro, ti senti forte, ma sei debole. L'unico modo che hai per riuscire a vivere pienamente e a tirare fuori la tua forza è accogliere la tua debolezza, ma viverla in comunione con l'altro, che è la tua forza. Continuare ad illuderci che da soli si può andare oltre, si può andare avanti, diventa un'illusione estremamente pericolosa che poi inevitabilmente ci fa pagare un prezzo. E io vi voglio fare visitare, incontrare un portico che incontri quando fai il cammino di Santiago alla fine del lungo cammino. Pensate, un portico che in quasi 800 anni ha visto passare milioni di pellegrini. E chiaramente, se pensiamo ai secoli passati, chi arrivava in quel posto spesso ci arrivava con non semplicemente facendo 800 km, ma anche migliaia di chilometri che il pellegrinaggio si faceva partendo da casa. Chi aveva la fortuna di arrivare perché non moriva prima, ecco, o in un fiume, o perché veniva in qualche modo malcapitato, massacrato dai briganti, doveva passare, attraversare questo portale, che era un portale detto della gloria e della gioia.
Quando l'ho passato io, purtroppo era in restauro, perché per 10 anni, dal 2009 al 2019, è stato in restauro e è costato questo restauro, pensate, 50.000 ore di lavoro e un costo complessivo di 6 milioni di euro. Tutto fatto spesso con fondi privati anche, no? Però la cosa che diventava straordinaria è che l'albero della vita, dell'incarnazione, che vedete la colonna centrale sopra cui c'è San Giacomo, era rimasta aperta, la lasciavano aperta, perché ogni pellegrino che arriva può appoggiare la mano su quell'albero, perché è detta la colonna dell'incarnazione, perché ti fa comprendere come c'è un Dio che ti viene incontro e si fa carne perché ti accompagna nella strada. Quello che ti colpisce è che lì sul cielo, dove vedi quella mano, c'è un incavo di quasi 5 cm che è dato da tutte le mani che nel tempo si sono appoggiate esattamente in quel punto. Perché questo portico è così prezioso e così importante? Perché regala, con una catechesi scolpita, tutta la storia della salvezza, ma quello che ti colpisce, vi farò vedere adesso poi delle immagini, è che tutti hanno un'immagine gioiosa, a partire dal Cristo che è lì seduto in centro, con ai piedi San Giacomo. Tutte le figure, tutte le immagini che sono scolpite su quella pietra hanno un volto gioioso. Per dire che il giudizio di Dio non è il giudizio tremendo, l'ira tremenda di Dio, ma è l'incontro di un padre che ti aspetta ed è pronto ad abbracciarti. I pellegrini già nel Medioevo avevano questa immagine, arrivando lì trovavano questo volto accogliente proprio per specificare esattamente questo, e si preparavano all'incontro, perché l'ultima tappa al lavacolla ti permetteva di arrivare lì lavato e lindo, pulito, certo del fatto che il tuo cammino poteva arrivare alla fine, ecco, con questa grazia, inevitabilmente all'incontro, l'incontro definitivo. Quello che è certo è che è una cattedrale talmente ricca di segni, di simboli, che ecco, 5 giorni non bastano per poter visitare tutti gli anfratti e tutte le possibilità che ti offre. Io adesso vi do semplicemente uno scorcio di questo portico che ci può far comprendere quanto alla fine, ecco, l'arco inevitabilmente, ecco, fa parte integrante proprio di quello che è il nostro percorso, il nostro cammino. Questo concetto di quaresima è soprattutto l'attenzione al colore della quaresima, il colore viola, no? E noi abbiamo in questo momento la profonda crisi del cinema, del teatro, no? Pensate che per il teatro nel passato la quaresima era un tempo terribile, perché era un tempo di fame, tutti gli spettacoli venivano vietati. Da qui la tradizione che alla prima di uno spettacolo teatrale non devi mettere qualcosa di viola, eh? Pensate come tutto poi si trasforma, no? Perché vi dico si trasforma? Perché il colore viola è il colore per eccellenza della spiritualità, e diversi studi clinici e medici hanno messo in evidenza che è un colore che riesce a focalizzare e a farti esaltare tutte quelle che sono le capacità creative, e nello stesso tempo ti dà un senso di quiescenza e di pace. Cioè è capace di trasmettere un senso di calma e nello stesso tempo quello di stimolare la capacità creativa. E capite che la Chiesa lo sceglie soprattutto nei tempi forti, ma guarda caso lo troviamo anche nei funerali. E se noi non ci rendiamo conto di qual è il senso profondo del colore viola, il colore viola per noi diventa il colore del lutto, il colore della tristezza. In realtà è il colore in cui si esalta pienamente la gioia, perché ha a che fare con quella famosa colonna che vi dicevo, cioè l'incontro definitivo di Cristo con l'uomo.
E quindi il colore viola come lo ottieni in fondo, se lo devi fare su una tavolozza? Mescolando il blu e il rosso. Quindi mescoli che cosa? Due entità apparentemente contrastanti e distanti, che sono il cielo e la terra, che è quello che Cristo viene a fare con la sua incarnazione. E con la sua morte Cristo in fondo regala esattamente, finalmente, che cosa? Un'immagine di Dio che non è più quella del Dio che inevitabilmente è chiamato e qui pronto a giudicarmi e a condannarmi anche, no? Qui capite che dovremmo fare realmente, per quanto riguarda la Quaresima, un salto di qualità imponente. Passare dalla Quaresima intesa come una tassa da pagare, quasi una tassa sul tempo in cui sei quasi costretto a fare alcune pratiche, a comprendere fino in fondo che è un tempo prezioso da gustare e da accogliere. Quindi la parola centrale per poter vivere veramente anche quella che è la Quaresima è la parola accoglienza. Quindi dovremmo togliere dalla nostra mente tutto quello che ha a che fare con l'obbligo, con il dovere, con quello che si deve fare o altro, mentre con iniziare a inserire un concetto nuovo, è quello di possibilità. Cioè qualcosa che ti viene regalata come una possibilità preziosa da sfruttare. Per cui questo lo puoi fare, lo si può fare, lo posso fare solo se ritorno a vivere fino in fondo quella che è la dimensione dell'ascolto. Dimensione che non è semplice da salvaguardare, perché noi oggi siamo immersi in un bombardamento di notizie e di immagini, per cui spesso sentiamo ma ci isoliamo, non riusciamo ad ascoltare, no? E basterebbe fare una domanda a bruciapelo alla fine, per esempio, della proclamazione della parola in chiesa, alla fine delle letture, 9 volte su 10 non abbiamo beccato spesso il tema della lettura. Dice, ma è possibile? Sì. Perché se non mi esercito all'ascolto e non mi dedico con costanza a questo esercizio, non è facile ascoltare, in maniera più assoluta. È molto più facile parlare, ma ascoltare è molto più complesso. Per cui capite che ritornare all'ascolto è innanzitutto questo esercizio, e per poter ascoltare ho bisogno di crearmi degli spazi di silenzio, poi ognuno si può trovare il modo per farlo, no? Però spazi di silenzio significa uno spazio in cui cerco di entrare in sintonia con quello che mi porto dentro, perché vedete, l'ascolto della parola non è prezioso perché noi sentiamo quello che la parola dice, ma perché riusciamo a comprendere che la parola, dicendomi delle cose, mi permette di conoscermi, cioè di guardarmi dentro. Quindi se io leggo le scritture, le leggo per leggermi dentro, non per avere assolvere un obbligo, perché è Quaresima, per intenderci. Per cui tornare a questa dimensione dell'ascolto significa ritornare piano piano a impossessarci di questa categoria che è talmente grande, talmente fondamentale, che è vitale. Vitale al punto tale che se non riceviamo la parola quando siamo piccoli, da neonati, o se ne riceviamo poche, il nostro sviluppo mentale e intellettivo è precario, ma se non riceviamo parole non riusciamo a sopravvivere. Questo per dire che la parola che ci viene rivolta e l'ascolto è vitale tanto quanto il nutrimento fisico. Siamo fatti degli studi nei grandi orfanotrofi su cosa significava tutto questo aspetto. Si è visto che chi era alla fine di quelle grandi camerate dove c'erano 50-60 posti letto erano bambini che entravano in uno stato vegetativo, si rannicchiavano, si diventavano una sorta di piccola pallina, non riuscivano più a comunicare, perché erano quelli che dagli operatori erano meno accuditi. Quelli che avevano i primi letti erano quelli che avevano lo sviluppo intellettivo più alto. Capite quanto la parola è determinante poi alla fine anche in quelli che sono i nostri processi di crescita. E a questo punto capite che, dovendoci avvicinare a quella che è la parola, noi dobbiamo fare un'invocazione dello Spirito. Anche qui è importante comprendere che non è un atto magico. L'invocazione dello Spirito è renderci conto che la parola può diventare viva dentro di noi non perché intellettualmente l'hai capita, come puoi capire un testo di filosofia o un testo di algebra, ma perché fino in fondo questa parola è capace di trasformarti, di regalarti una assimilazione a quella parola. Ma questo non lo ripeto per un fatto magico, ma per un fatto di accoglienza di questo dono, che è il dono dello Spirito. Quando lo invochiamo lo Spirito? Noi pensiamo semplicemente quando facciamo il canto di invocazione allo Spirito. In realtà ogni qualvolta ci segniamo con la croce, noi stiamo chiedendo questo al Padre. E lo facciamo anche adesso, no? Chiediamo al Padre per il Figlio il dono dello Spirito Santo. Ogni volta che noi ci segniamo la croce stiamo chiedendo questo. Non stiamo semplicemente dicendo sono cristiano e cattolico. Stiamo chiedendo al Padre per il Figlio i doni dello Spirito, il dono dello Spirito.
perché è lo Spirito che mi permette di entrare e di ascoltare questa parola. Ed è un fuoco. E noi questa Quaresima cercheremo di viverla con questo confronto con le beatitudini. Il Papa le ha definite la legge dei liberi. Noi le sentiamo, ma ci renderemo conto che nella storia, ecco, della vita della Chiesa in questi 2000 anni sono diventati per tanti che ci guardano dall'esterno l'occhio dei popoli. Pensate, no? Un Gesù che viene sulla terra per dire sono venuto a portare il fuoco e vorrei che fosse già acceso al cuore di quello che è il suo messaggio, che sono appunto le beatitudini, viene visto e interpretato come l'oppio dei popoli, cioè colui che addormenta i popoli, non che dà la lanterna e accende il fuoco, no? Questo dovrebbe farci fare questa domanda iniziale: perché questo succede? Lo ascoltiamo dalla voce di Scifoni, Giovanni Scifoni, e così sentiamo il brano. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male per causa mia, contro di voi. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Per poter verificare un po' questo aspetto, penso sia importante un fatto: come noi reagiamo quando sentiamo che qualcuno, per esempio, vince la lotteria. Tizio ha vinto 1 miliardo, non diciamo poverino, diciamo beato lui. Voi capite che le beatitudini secondo il Vangelo fanno a pugni con le beatitudini secondo il mondo che ci portiamo dentro. Per cui questo messaggio, nel tempo, si è atrofizzato notevolmente, anche per un motivo molto semplice, perché porta fuori quello che Franco Battiato ha descritto in una maniera sorprendentemente stupenda, l'animale che ci portiamo dentro. Io vi faccio ascoltare queste parole per comprendere come poter accogliere questo testo fa a pugni con questo animale che ci portiamo dentro, che tra l'altro in quel famoso portico che vi ho fatto vedere viene identificato dal Grifone, cioè quella animalità che hai dentro, che è istintuale, che ti porta a pensare che sopravvivi soltanto se fai la morte dell'altro, è quello che poi toglie l'umanità. Ecco, vediamo un po' Franco Battiato come ci fa comprendere come questo animale combatte dentro di noi, ci dice fino a un punto ti prendi tutto, pure il caffè. Leggerezza e di stupidità,
Fingere, tu riesci a fingere quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione e avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, è l'animale che mi porto dentro fuori te. Dentro me segni di fuoco e l'acqua che mi spegne, se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, è l'animale che mi porto dentro vuole te. L'animale che ci portiamo tutti dentro è inevitabile che ha bisogno prima di essere conosciuto e poi di essere combattuto in qualche modo, no? Per intenderci, è quell'animale che non mi permette mai di dire noi e mi fa dire sempre io. E questo, capite, è non semplicemente un fatto vocale o verbale, perché io posso anche dire noi, ma posso usare il noi per dominare così il mio io. Capite che questa logica è estremamente, diciamo così, importante che noi la conosciamo, perché è quello che ci portiamo dentro, no? Che Battiato mette in evidenza in maniera molto forte, perché dice: questo mi rende infelice. Quindi l'infelicità, ci sta dicendo, non è qualcosa che capita solo perché sono eventi esterni che me la danno, ma è la lettura che io faccio dentro di me che alla fine fa la differenza. Pensiamo alla pandemia. Di fronte a questa pandemia ci sono soggetti che purtroppo sono in casa di cura per profonde depressioni, altri che stanno profondendo energie enormi. Cos'è che ha reso differente la risposta di fronte a questo dato, a questo fatto, se non la capacità di dominare l'animale che ci portiamo dentro? Allora capite che le beatitudini, la prima cosa che ci dicono è esattamente che per poterli accogliere dobbiamo cominciare a pensare che le beatitudini non sono qualcosa che devi fare, non è un trattato morale, non sono i nuovi comandamenti che ti sono dati, perché se quelli ci schiacciavano, questi ci abbattono totalmente, perché sono qualcosa di impossibile da poter realizzare con le tue forze. Le beatitudini, per accogliere, devo comprendere due fattori centrali. Il primo, sono il ritratto che Dio fa di sé nel figlio, ed è fondamentale, quindi le beatitudini sono quello che Dio fa per me in primo luogo, e sono soprattutto qualcosa che io devo togliermi dalla testa, sono chiamato a fare per Dio. Perché se io entro in questa logica, in una logica moralistica, io le beatitudini non le accoglierò mai. O se proverò ad accoglierle, se facendo quello che è il classico sforzo umano, sarà uno sforzo che mi renderà disumano nei confronti dell'altro. Io posso essere disumano anche facendo gesti di carità per l'altro, anzi, posso riempirmi la bocca della carità, ma ferire l'altro usandolo per i miei scopi, che è la mia salvezza, perché io sto facendo la carità, quindi io mi salvo. Allora il passo dell'accoglienza è necessario, e l'accoglienza è esattamente questo,
comprendere che con le beatitudini Dio sta inaugurando il traghettamento da quella che è la logica del meritarti l'amore di Dio alla logica che l'amore di Dio ti è donato e che tu devi solo accoglierlo. E anche se non lo accogli, questo dono ti continua ad essere fatto. Per cui capite che se a un certo punto noi abbiamo fatto diventare le beatitudini l'oppio dei popoli, è perché di fronte a questa frase, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, spesso l'interpretazione che abbiamo dato è: beh, soffri su questa terra, domani sarai felice in paradiso. E una volta disse, va bene, i ricchi poi alla fine stanno bene anche dopo, perché tanto lasciano i soldi per farsi dire le messe, e quindi in paradiso ci vanno uguale, perché poi celebrano le messe per loro praticamente, no? E noi non abbiamo soldi, ci possiamo anche andare voi con le celebrazioni, no? E capite che alla fine quell'immagine che voi vedete è un'immagine sudamericana. Guardate, la cosa che voi vedete è che c'è l'immagine di un prete che viene abbattuta, lo vedete con il sangue, e poi lavoro, istruzione e pane che possono nascere su quel cadavere. Cioè il messaggio che passa da quel dipinto è: la Chiesa e il Vangelo non ci danno il pane, ci distruggono. Ed è tremendo, perché è esattamente il contrario di quello che, ecco, di quello che in qualche modo, ecco, il Vangelo vuole invece dare e regalare proprio attraverso quelle che sono le beatitudini, no? Per cui capite che anche questo passaggio è certamente un passaggio che diventa qualcosa che diventa in fondo essenziale sotto questo punto di vista, no? Perché tutto questo in qualche modo ci deve spingere a riabbracciare le abitudini? Perché ecco, quando noi pensiamo quindi a quelli che sono beati i poveri di spirito, quello che dovremmo comprendere, perché questa è la beatitudine più complessa, è quella che poi alla fine apre la porta a tutte le altre. Cosa si intende per questa povertà di spirito? Non tanto semplicemente quello che è un distacco da quelle che sono le cose che stanno attorno a noi, ma proprio legando a questo la capacità di comprendere che nella misura in cui io mi apro e mi rendo povero per l'altro, nel senso dentro di me decido di accogliere l'altro come qualcuno da amare e da servire, questo mi fa sperimentare fino in fondo cosa significa poi anche quella che è l'accoglienza. Però capite che se io decido questo passo, che è il passo dell'accoglienza, non lo posso slegare da quello che è l'ascolto, perché quell'animale che mi porto dentro è capace anche di utilizzare il servizio che voglio fare per l'altro non per servirlo l'altro, ma per servirmi di lui. Quindi ho bisogno costantemente di chi è maestro in tutto questo, e quindi Cristo, che è il Vangelo che in qualche modo mi viene regalato, che mi dice costantemente come questo servizio rischia di decadere sotto questo punto di vista. Allora, questa parola beati, e ci arriviamo così a concludere, così abbiamo anche lo spazio per qualche domanda, no? Ci porta dentro a Makarios, che è la parola, e dentro questa parola Makarios c'è Kairos. Kairos è il momento opportuno, è il momento da poter cogliere. Quindi non è il periodo del Covid un tempo sospeso, è un tempo opportuno per poter comprendere quello che prima non avevamo capito, cioè che siamo fragili. Siamo fragili singolarmente e collettivamente. Questa precarietà, questa fragilità è quello che poi alla fine ci spinge a ritornare all'immagine dell'arco, a comprendere fino in fondo come questa fragilità può essere vinta, riuscendo a comprendere come alla fine la nostra guerra, il nostro animale che ci portiamo dentro, il Cronos, è l'animale che ci distrugge, il tempo che ci divora. Il Kairos in qualche modo, il Beato, il Makarios, chi è? È colui che fino in fondo ha scoperto come vivere pienamente, in pienezza, il tempo che gli viene dato. Che sia giovane, che sia anziano, che sia malato, che sia sano. E guardate che non è un passo da poco. È la sapienza del vivere. Sfruttare fino in fondo, in pienezza, il tempo che ci viene dato, non aspettando giorni migliori. Ah, quando passa la pandemia saremo tutti finalmente liberi. Se sono schiavo oggi, sarò schiavo anche dopo, come ero schiavo prima. La pandemia ha solo soffiato sul fuoco e mi ha fatto vedere esattamente qual era la realtà che non riuscivo a vedere, cioè la mia precarietà e la mia fragilità. E quindi la folla che circonda Gesù da cosa è fatta? Per comprendere come posso accogliere poi le beatitudini, è fatta da gente, dai plusios. I plusios sono i ricchi, quelli che non hanno bisogno di lavorare per vivere e che spesso andavano ad ascoltare Gesù per curiosità, così vediamo che dici.
Poi c'erano i benessi. I benessi chi erano? Erano quelli che dovevano penare per vivere, cioè quelli che si guadagnavano la vita. Sudavano e guadagnavano. Ma ci sono poi gli ptokoi, gli ptokos, quelli che non hanno la possibilità di vivere se non c'è chi gli dà un pezzo di pane. Ed erano quelli che paradossalmente Gesù cercava, ed erano quelli che accoglievano maggiormente il suo invito, perché erano quelli che fino in fondo sapevano cosa significava essere deboli e fragili. I pitocchi erano quelli che accoglievano il messaggio del Vangelo. Capite che se noi non ritorniamo un po' a sentirci pitocchi, il messaggio del Vangelo non lo accogliamo, lo travestiamo, lo trasmutiamo in tanto altro, ma non lo accogliamo. E per fare questo abbiamo bisogno di comprendere la nostra fragilità estrema. E ci sono dei cartoni animati che mi fanno comprendere come alla fine, quando sono debole, io sono realmente forte. Sono forte della forza che è l'accoglienza del dono dell'altro. Ecco perché come cristiani siamo chiamati a riscoprire fino in fondo il dono di una vita in comunità. Ma guardate che non c'è niente di più diabolico, di peggiore, di vivere soli dentro una comunità. Tu puoi anche decidere di vivere in una comunità, ma puoi essere solo ed isolato. Coabiti come un matrimonio andato a male, stai sotto lo stesso tetto, ma ognuno fa la sua vita. Guardate che questo è peggio di non avere una comunità. È peggio, perché è terribile. Per fare questo ho bisogno di comprendere che in questo travaso non c'è chi è maestro e chi deve imparare. E soprattutto, vedete, uso un cartone animato per dirci che alla fine noi non siamo più chiamati a prenderci sul serio, ma a comprendere che se prendiamo sul serio lui, la nostra vita può cambiare. Per cui non vi offenderete se vi faccio vedere un cartone animato, eh? Però cercate di andare al senso e al significato e scopriremo come molta della nostra infelicità spesso nasce dal fatto che non riusciamo a guardare l'altro come qualcuno da cui poter apprendere o imparare qualcosa di importante. Fondamentale e importante.
E spesso tutto quello che noi diciamo si può racchiudere in pochissime parole, questa è la forza degli aforismi, no? Parole che sono capaci di accendere la luce come uno schiocco di dita. E ci dice Dostoevskij, la fonte della beatitudine non è fuori, ma dentro di noi. Per cui questo famoso sentiero è necessario intraprenderlo, perché finché cercheremo fuori quello che abbiamo dentro, ecco, inevitabilmente saremo destinati a non trovarlo. Questo ci dice un po' il Vangelo, e questo in qualche modo ci vuole regalare la Quaresima in vista anche della Pasqua. E con questo vi ringrazio per l'ascolto, perché a quest'ora è già un dono molto più prezioso. Grazie.